Gli ultimi anni sono stati devastanti per noi del mercato, perché comunque penso che la causa primaria sia l'apertura di tutti questi centri commerciali, che ce n'è veramente tanti. Non so, in tutto Torino ci sono, ma in questa zona sono concentrati veramente in maniera pesante. Io penso che sia proprio, cioè, oltre ad essere un folklore per il paese, ma anche un punto d'incontro per la gente, fa anche bene, penso, a livello salutare, perché le persone noi qua vengono, si confidano, parlano, cioè è anche una forma psicologica che va comunque a fare bene. Importante, secondo me, tornare un po' indietro, nel senso, la domenica tutti chiusi. Le madame non hanno più voglia di far da mangiare, ma neanche di mangiare, e allora non si vende più, è vero? Ma E una volta quello, com'era? Era e diverso? una volta era diverso, 2 euro, adesso vanno al supermercato e comprando tutto là. Il problema del mercato è la forte concorrenza dei centri commerciali. Si lavora poco e stop, è più che quello, troppe tasse e poco incasso. Una volta la concorrenza cinese e della roba che arriva che non possiamo farcela. Abbiamo troppe spese e purtroppo abbiamo tutto fatturato al 22% e diventa pesantissimo. Che noi avremmo bisogno magari di una vicinanza maggiore dell'assessorato che già ha fatto del suo perché ci ha aiutato nella ristrutturazione, magari un po' più di assistenza a livello tecnico, a livello pratico. Qualche miglioria abbiamo ancora necessità, abbiamo bisogno ad esempio del bagno nuovo, di una maggior visibilità del mercato stesso, nel senso che magari segnalare alla fermata del tram che qui c'è un mercato, però aiutarci a incrementare i nostri orari, quello sì, del mattino, che sono la frequentazione del mercato è di mattina. Quindi un maggior supporto come assistenza, come consiglio, come pubblicità per noi come mercato. Perché noi siamo una caratteristica, siamo tanti mercati a Torino e siamo un tessuto sociale ed anche economico molto importante.